Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video dei prodotti finiti degli ultimi mesi. Non ricordo quando risale l'ultimo, però vista la mole di roba, direi che è passato un bel po' di tempo. Prima di partire per un lungo viaggio, ti ricordo che giù nell'info box trovi la lista completa dei prodotti che ho finito e che ti sto per mostrare. Dove esiste la recensione sul mio canale, troverai il link con il minutaggio esatto che ti rimanda ovviamente al video recensione. Dove non esiste recensione sul mio canale, ti farò una piccola recensione in questo video. E poi cosa dire di più? Nulla, se ti piacciono i miei video, ti invito ovviamente a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione giù nell'info box. Partiamo subito perché veramente c'è tantissima roba. Partirei con le cose che sono fuori dalla busta perché non c'entravano. Allora, primo prodotto che vi mostro è questa crema della Barou. Questo è il siero illuminante antimacchie per pelli spente con discromie cutanee, con estratti di semi di uva biologica coltivate a Barolo e azzamide. È un siero che si mette sotto la crema idratante e aiuta a rendere l'incarnato più uniforme e più luminoso, aiuta anche un pochettino a schiarire le macchie e le discromie della pelle. Io ne ho un paio qua sopra e uno sul naso. Sono evidenti, nel senso che io le vedo anche con il fondotinta, si continuano a vedere, ma durante il trattamento con questa crema ho visto comunque dei miglioramenti anche sulle macchioline di brufolo, quindi mi è piaciuta molto. Poi aveva un buon profumo. Secondo prodotto che vi mostro è questo cremozzo della Elizabeth Arder che ho finito di recente. Era un cremozzo da 500 ml Green Tea Honey Drops Body Cream, quindi una crema drops, quindi gocce di miele, una crema spumosa, leggera, idratante. Mi è piaciuta tantissimo, aveva un profumo paradisiaco, buona, buona, buona. Mi fu regalata dal mio fidanzato. Poi si vedono. Qui ne prendo insieme, dovrebbero essere la stessa cosa, della Dove formato famiglia, forse ce ne sta pure qualcun altro, non lo so. Bagno schiuma di bellezza, crema di mandorle e fiori di ibisco, idem, quindi sono due da 700 ml. La Dove, vabbè, è un prodotto usato e strausato, ci stiamo trovando bene, lascia comunque la pelle profumata, non è super idratante, comunque è un prodotto da supermercato, però nel suo piccolo riesce comunque a regalare una dolce sensazione durante la doccia. Proseguendo, Neutromed detergente intimo con complesso micellare lenitivo, azione emolliente, meno 70% di senso di secchezza, approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico, da 200 ml. Allora, studiata per garantire un'accurata e delicata igiene intima e un'azione lenitiva al massimo rispetto delle parti intime del pH fisiologico. La variante lenitiva è specificatamente studiata per la protezione che aiuta a ridurre il 70% del senso di secchezza. La sua formula con proprietà lenitive addolcenti rispetto al pH fisiologico delle parti intime, per una dolce protezione emolliente. È particolarmente indicato con pH 5.5, Neutromed lenitivo, ideale alla presenza di cambiamenti ormonali e fastidi intimi per donne in menopausa. Ok, io non sono in menopausa, però mi ha dato una bellissima sensazione di morbidezza. Mi sono sentita protetta, pulita, rinfrescata, è una certezza. Proseguendo, della ultra dolce Garnier, lo shampoo alla camomilla e miele, lo compro e lo ricompro da tanto tempo. Si
Schiarisce e ravviva i riflessi, capelli chiari, estratti naturali. Come vi dico sempre, di questi prodotti alla camomilla, oltre ad essere dei prodotti che utilizzo per aiutarmi a rimanere comunque molto chiara, adoro il profumo di camomilla, è veramente avvolgente. Un altro prodotto alla camomilla, ma questa è della Schultz, è la lozione schiarente ad azione graduale, 100% camomilla bio. Questo prodotto io lo utilizzo da tantissimi anni e mi aiuta a schiarire le radici tra una sessione di mesh e l'altra, perché non so se notate, anche ora dovrei andare dal parrucchiere, però siamo in zona rossa, quindi utilizzo questi prodotti da sempre, mi aiutano a schiarire leggermente la parte alta, quindi la radice del la radice del capello? Sì, queste sono le punte. E continua a regalare il mio biondo naturale. Poi della BMake Up solvente per unghie da 125 ml con acetone e acqua. Qua. Ne ho utilizzati tantissimi, io preferisco, come vi dico sempre, i solventi con acetone perché ci rimango meno col batuffolo sull'unghia e sento l'unghia comunque che non si disidrata più di tanto. Ovviamente se è troppo aggressivo me ne rendo immediatamente conto e vado ai ripari con oli eccetera, però questo della BMake Up non mi ha mai provocato problemi. Della Zeta molto protezione tartar control whitening extra freschezza. Sì, un dentifricio da 100 ml. Ok, non so se i miei denti siano più bianchi eccetera o senza tartaro, però buono. Sì. Un altro shampoo della Yves Rocher, questo fu un regalo al compleanno l'anno scorso, della linea riparazione e lo shampoo trattamento nutri riparatore capelli molto secchi e rovinati, olio di jojoba senza silicone 300 ml. Di questo ancora sto utilizzando la maschera notte che utilizzo come maschera pre-shampoo che lascio ad impacco per tanto tanto tempo e poi vado a fare lo shampoo. Ma anche questo prodotto, lo shampoo in sé della linea, mi è piaciuto moltissimo. Regala anche senza il combo con la maschera una buona sensazione di idratazione sulle lunghezze. Ancora un prodotto, c'è cioè un sacco di polline che danno qua queste cose da un sacco di tempo. Questo è un'altra tipologia di Neutromed. Sì, questo è quello delicatezza. Azione protettiva fino a 2 volte più delicato. Questo è un pH 4,5. Ideale per le donne in età fertile. Sì, come mi consigliò anche la mia ginecologa, è da preferire nella fascia di età di fertile un 4,5 per la basicità o l'acidità del corpo durante questo periodo della vita. Mi è piaciuto molto, è molto delicato, non è aggressivo, fa il suo lavoro. Un altro doccia schiuma da 650 ml, questa è della Palmolive Nature con Moisturized Milk, Almond e Milk. Buon profumo, è un bagno doccia alla mandorla e latte, molto molto buono, un profumo veramente mi è piaciuto molto. Delicato, non aggressivo al naso, ottimo prodotto. Ancora un detergente intimo, questo è della Amo Essere Eco, delle Fior di Magnolia che prendiamo all'Eurospin. Formula 98%, no, la plastica da 98% riciclata, protezione quotidiana con olio d'oliva, estratti di avena e timo biologici, 99,5% di origine naturale, 12% origine biologica, un detergente intimo.
Questo l'ho trovato molto più idratante rispetto al Neutromed, però molto, molto più delicato, molto... Se dovessi scegliere una scala di idratazione, ho preferito questo, ma come senso quasi globale, quello per età fertile della Neutromed mi è piaciuto molto di più. Ancora, questo è un altro lenitivo, quindi sono due lenitivi. Usiamo tanto, tanto sapone intimo. Poi della Dealo, salviette struccanti con soluzione micellare 3 in 1 strucca deterge e idrata. Quante ne erano dentro? 40 pezzi. Una bella salvietta grande, belle imbevute fino alla fine. Piccolo problema, quasi fino alla fine ne tiravi una, ne uscivano due, quindi questa cosa non mi è piaciuta molto. Ancora delle salviette, questa è della Nivea, questa è la confezione con la plastichina un po' più dura, ma non a tappo. 3 in 1 delicate, salviette struccanti occhi, viso e labbra, pelle secche e sensibili, rimuovono anche il trucco waterproof, detergono e idratano a fondo, lasciano la pelle morbida e fresca. Con lozione struccante Nivea e olio naturale di mandorla, 25 salviette, 0 alcol. Anche queste mi sono piaciute e sono delicate anche sul contorno occhi. Queste forse leggermente un po' piccoline, quando avevo un trucco completo avevo bisogno di due salviettine, però nel complesso un buon prodotto. Poi della Podivis, una crema pomice doppia azione esfoliante levigante, formula originale svizzera, favorisce il rinnovo dell'epidermide, pelle morbida e liscia con pietra pomice e alga rossa oceanica. Mi è piaciuta molto, va usata su pelle umida, quindi quando faccio la pedicure come quasi ultimo step, tampono benissimo il piede e vado a mettere una noce di questo prodotto e insisto ovviamente nelle zone dove si formano un pochino più la pelle spessa, il tallone, le parti laterali del piede e... È un ottimo sostituto della classica pietra pomice e olio di gomito. Sta cadendo tutto. Ho terminato della Nivea Sun, una crema SPF 30 alta, UVA UVB, antirughe e antimacchie, adatta indicata per il viso, 0% residui bianchi. Questa era da 50 ml. Ovviamente ormai siamo tutte borbandate da metti crema solare anche d'inverno, eccetera, eccetera. E io di solito utilizzo, a parte al mare, sempre la 50 sul viso. Durante l'autunno e la primavera ancora 50, invece in inverno, quindi proprio nella stagione invernale, vado anche su un 30 senza problemi e mi sto trovando benissimo. Ancora intimo detergente della Neoveda. Biologico 96,63% di ingredienti di origine naturali con olio di argan e estratti di fiori d'arancio. Ecco, biologico rinfrescante. Questo invece lo trovo da MD. Rispetto all'altro prodotto che invece amo essere eco di come si chiama l'altra? Oddio, l'ho detto prima. Eurospin, questo forse è molto più idratante. L'olio di argan sulla pelle delicata intima e l'ho trovata molto più idratante, però entrambi molto buoni. Non cadere. Un altro dentifricio, questo della supermercato Conad, protezione completa, fluoro e zinco. Aiuta a proteggere denti e gengive da carie e tartaro, 75 ml. Senza infamia, senza lode, ha aiutato a pulire i denti. Ancora salviette, fiori di magnolia, 25 salviette struccanti per pelli sensibili, olio di mandorle dolce, aloe vera e bisalvololo.
pH 5,5, queste le ho utilizzate tanto tempo fa, non me le ricordo proprio, quindi non mi avranno lasciato tutta questa entusiasmo. Ancora vado a buttare questo prodotto della L'Oreal Colorista Air Makeup. Questa era quella cremina che ti durava sui capelli per fare le ciocchette rosa per praticamente un solo shampoo, quindi le andavi a risciacquare. Divertente, sì, per una serata così come ti trucchi il viso, puoi sistemarti i capelli. Non li ho trovate più, forse non hanno avuto tutto questo impatto. A me è piaciuto molto, mi sono divertita molto a usarlo. Poi, ovviamente, non lo puoi usare se piove, se c'è troppa umidità, perché rischi di macchiarti il vestito. In estate, se sapevo che il giorno dopo sarei andata a mare o lavavo i capelli, le punte colorate, o preferivo non metterle per evitare di inquinare il mare, quindi poi alla fine è rimasto un ciccini e l'ho buttato. Ancora, si vede che era un sacco tempo che non facevo questo video. Un altro Neutromed detergente intimo delicatezza, quindi ancora un ennesimo. No, è quello per le donne in terra fertile, come sopra. Sta cadendo tutto. Mamma quanta polvere. Garnier Skin Active, tè verde, crema opacizzante, idratante, 48 ore. Di questa non sbaglio c'è la recensione. C'è ancora il profumo di tè verde, che buono! Molto fresca, delicata, idratante a quanto basta, effettivamente opacizzante. Poi AZ ricerca completa, dentifricio più colluttorio, pulizia e freschezza alla menta 75 ml. Se effettivamente questo era un pochino più frizzantino, però dentifrici. Lacta Seed, protezione e delicatezza, detergente intimo per tutti i tipi di pelle. Rispetto al naturale equilibrio intimo, arricchito con siero di latte rigenerante, dermatologicamente testato, marchio di igiene intima numero 1 al mondo. Buon profumo, delicato, sì, effettivamente, ben idratante della zona. Però, come dicevo prima, attenzione semplicemente al pH, qua non è neanche indicato, quindi non è che lo preferisco, preferisco quando sono indicati. Salviette della Acqua alle Rose, salviette struccanti, viso, occhi e labbra in confezioni travel. 95% di ingredienti di origine naturale, acqua distillata alle rose, estratto naturale di 3 rose senza alcol, 7 salviette. Anche se la confezione è quella travel, mi è capitato di riporla e poi riprenderla per un altro weekend successivo, non si erano seccate e mi piacciono molto. Neutramed, delicatezza, quindi periodo fertile come sopra. Un'altra confezione di Garnier, sempre la stessa linea, sempre la Skin Active, tè verde, crema opacizzante, idratante 24 ore. Mi si è staccata siamo arrivati oltre un minutaggio, si era staccata la registrazione, non so dove sono arrivata. In ogni caso giù nell'info box ci saranno comunque tutti i nomi dei prodotti. Non ho Sinceramente, per 17 minuti, quando si parla di prodotti finiti, si mostrano tanti e tanti prodotti. Io non so dove ero arrivata. Proseguo da quello che c'ho in mano. Prodotto della Stenom, della linea Face and Body Care. La crema si chiama All Purpose, una crema ricca in nutriente per pelli normali e secche. Questo era una confezione limitata, una special edition profumo di fiori di cotone e latte di mandorla. Io adoro questo prodotto della Stenom, lo utilizzo da tanti anni. Ne ho un'altra qua che sta per finire, ma ne avrò utilizzati nella vita a quintalate. La confezione da 300 ml, un bel cremoso che si può utilizzare sul viso, non l'ho mai utilizzata, però sul corpo, sempre sui piedi,
sulle mani si sente ancora il profumo e poi c'è una affezione sentimentale verso le creme della Stenom perché me le regalava la mia nonna, purtroppo non c'è più. Ancora un dentifricio, questo è della Colgate, il Total Whole Mouth Health Whitening da 75 ml. Non me lo ricordo. Proseguiamo. Crema mani della Bema, crema mani nutriente 75 ml, un made in Italy. Questa mi sembra che mi fu regalato dalla mia ex cognata e c'è la recensione. Però mi ricordo che era molto molto idratante, ha perso l'odore, però mi ricordo che era un bel cremoso. Poi della Bottega Verde il balsamo addolcente illuminante senza parabene e coloranti con estratti di fiori di camomilla, capelli chiari e biondi. Livello di aiuto a districare i capelli molto efficace, era anche abbastanza compatto, quindi oltre all'effetto districante c'era anche un po' di effetto di nutrimento e mi è piaciuto. Ho usato anche lo shampoo di quella linea. Poi ho finito di questo era Wet n Wild, era il quad di correttori e un illuminante. La confezione è da 6,5 ml, c'erano il correttore verde, quello color carne, quello rosa, rosino un po' per le discromie del contorno occhi e poi un bellissimo illuminante. Ci ho messo un po' per finirlo, però mi è piaciuto molto. Mascara della Flormar, il triple, quindi quello che potevi scegliere tre differenti rotazioni del mascara, non so neanche se sì, si riesce a riarrotolare e riallungare. Mi è piaciuto molto, è durato anche parecchio, con i dentini così mi aiutava anche a definire molto bene le ciglia, un bel prodotto. Poi della Idea Bellezza Cosmetics ho finito un semplice trasparente, dovrebbe essere tipo loro base top, non lo so, un trasparente e c'è la recensione di questo. Poi mascara della Kiko, quello top coat con le fibrette che ho prontamente riacquistato perché io lo adoro. Tra i mascara top coat di Kiko, questo secondo me è il migliore in assoluto. Ho terminato anche un eyeliner nero, ma si è cancellata la scrittina. Se riesco a risalire al marchio, ve lo lascio giù nell'info box. Un altro eyeliner, questo è della Wycon, il Precision Eyeliner Black. Questo me lo passo mia sorella perché lei preferisce quelli ancora più neri. Questo è con il pennellino e le setoline. Io non sono molto brava, quindi ho avuto un po' di difficoltà. Fortunatamente l'ho finito e poi lo possiamo togliere di mezzo. Sta cadendo tutto. Della Kiotis, della linea Aroma Search, un lip balm all'estratto di arancia speziata. Era anche arancione, l'ho finito tutto, molto molto idratante, ma come vi dissi nella recensione, il sentore di arancia è molto finto, quando invece i prodotti della Kiotis Paré della sezione aromaterapia hanno più di solito un gusto più reale, non so come spiegarvelo. Poi ho terminato della Yves Rocher questo smalto, si è tutto smaltino, numerazione 103. Dovrebbe essere Rubis, fa quasi schifo quello che c'è dentro. Ok, ci ho aggiunto un pochettino di alcol, quello rosa, per fare un'ultima passata. E questo è l'effetto dopo un po' che non si prende. Ho terminato un sample della Pupa Vamp Extreme, sempre in black.
Però questo mi è piaciuto molto, anche questo c'è un bellissimo scovolino. Tutto diverso come lo giri. E poi c'ha tutti i dentini, io devo rimascare con i dentini. Ho finito un altro smaltino, questo è della Yves Rocher, quelli piccolini, si chiamava 43 Violine, boh, non lo so pronunciare. Erano simpatici questi ciccinini colorati e poi li finisci in breve tempo rispetto a questi cosi giganti da quanti ml sei, scusami, 15 ml. È stata una follia comprarlo, ci ho messo una vita a finirlo. Questo è della Sinful Color in numerazione HD Nail 926. Era un bel verde un po', come si dice, non mi esce il termine, un po' sfaccettato, però per avere una bella copertura ci mettevi minimo minimo tre passate, sempre si vedeva un po' la lunetta, non mi ha fatto impazzire. Sulle unghie più corte era più carino, però è finito. Ok. Questo video è durato anche troppo, spero che il prossimo lo riesco a filmare prima rispetto al tempo che ci ho messo per registrare questo. Nulla, ti ringrazio per avermi aperta e ti aspetto nel prossimo video. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata e giù nell'info box. Mi raccomando, se ti piacciono i miei video, supportami con un pollice in su. Grazie mille di nuovo per avermi aperta e alla prossima, ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!